E quindi la riunione serve a mantenere viva l'attenzione sui trasporti pubblici della nostra area per ribadire la grande valenza sociale che le ferrovie della Calabria conservano ancora oggi per i nostri territori. Siamo sicuri che l'attività di recupero della ferrovia della Calabria, della Calabria, soprattutto la Calabro Lucana, Cosenza Catanzaro, può rappresentare uno strumento di freno allo spopolamento della nostra area. Voglio appena ricordare lo spiacevole incidente occorso 3 anni fa. La cosa più importante che sta avvenendo in questi mesi, e qua bisogna dare atto al Presidente Oliverio che ci ha sollecitato, spinto e ha più volte affermato di crederci, e non abbiamo motivo di dubitare, perché ci sono state già allocazioni di importanti risorse. Noi abbiamo commissionato uno studio di fattibilità per una riqualificazione della linea Cosenza-Catanzaro, ma intesa come riscrittura complessiva della linea Cosenza-Catanzaro, una cosa nuova, cioè una cosa che consentisse un tempo di percorrenza inferiore ad un'ora da Cosenza a Catanzaro e ovviamente da Soveria ancor meno verso le due direttrici. Lo studio di fattibilità è stato completato e conclude dicendo che si può fare, quindi si può raggiungere l'obiettivo, che ci sono anche soddisfatti dei parametri di sostenibilità, che però è ovviamente un'opera importante, cioè non è un'opera che è onerosa, no? In termini di risorse necessarie. Il segnale positivo è che la Giunta regionale del Presidente Oliverio ha già allocato, nell'ambito di un accordo quadro, tecnicamente adesso non so gli atti precisi come riferimento, che ha già allocato 53 più 8, quindi 61 milioni di euro su quest'opera. Quindi non stiamo parlando di parole, ma stiamo parlando di cose concrete. Ovviamente l'opera, lo studio si trasformerà in una progettazione per step. L'obiettivo è quello di creare una nuova linea velocizzata, che abbia, oltre a una funzione di trasportistica, di ricucitura delle due aree urbane di Cosenza e Catanzaro, perché una volta che il trasporto ferroviario impiega meno di un'ora significa eliminare le altre modalità, ma secondo me la cosa più importante è che è proprio una ricucitura del territorio e delle zone interne, perché è evidente che nel momento in cui la Soveria Mannelli, la Covatura Rogliano, i tempi per andare su Cosenza e Catanzaro diventano tempi assolutamente sostenibili e sopportabili, questo significa anche una riattrattività del territorio a livello sia residenziale che di altre attività, no? e quindi è chiaro che è un'opera di valore strategico. È chiaro che non compete a noi Ferrovie della Calabria né deciderla né promuoverla, noi la possiamo soltanto sostenere, abbiamo fatto di tutto perché tecnicamente venisse dimostrata che quella che era una nostra idea non era un'idea fantastica, ma è una cosa che guardandola con gli occhi di oggi può diventare una ferrovia reale, no? A quel punto sta alle comunità locali, ai comuni, ai sindaci. Io posso registrare che da parte della regione c'è stato un cambio di passo e quindi c'è una forte attenzione, no? Come c'è una forte attenzione da parte della regione, perché finalmente dovrebbero a breve arrivarci le risorse che già ci sono, ma quindi proprio la documentazione operativa per eliminare la frana che c'è ormai da 8 anni, o quasi, che è una frana che ha ovviamente interrotto una linea con problemi sia di mobilità per i cittadini e sia problemi anche di equilibrio gestionale di Ferrovie della Calabria, che si trova a gestire un servizio ferroviario con i treni che dopo un bel giorno si sono trovati un po' da una parte e un po' dall'altra, con l'officina da una parte e cosa dall'altra. Questo è chiaro che non sono dei motivi
reali che giustificano delle inefficienze, ci sono tante altre inefficienze che sono responsabilità nostra, e quando dico nostra dico a partire da me, c'è forse necessità di una maggiore attenzione, di una maggiore passione anche da parte dei nostri operatori, che è su questo noi chiediamo anche l'aiuto vostro nell'avere suggerimenti positivi. Stiamo ultimamente cercando, con pochi limiti, pochi mezzi, anche di sviluppare una comunicazione maggiore pure con l'utenza. Non so se un po' ve ne siete accorti, è un po' artigianale, ma mentre prima si interloquiva poco, adesso si cerca di discutere un po' di più, perché è evidente che altrimenti ci si incarta su se stessi. Invece bisogna essere disponibili e bisogna che voi comprendiate il nostro ruolo, le nostre ragioni. Noi, e quando dico noi dico da me all'ultimo collaboratore delle Ferrovie, dobbiamo capire che la sola e unica ragione di esistenza è quella di servire al meglio i viaggiatori. Per il resto io sono qua per eventuali. Grazie dottor Lofredo. Diciamo che da queste parole cogliamo delle note di ottimismo che io non voglio commentare. Io sono soddisfatto dell'intervento del dottor Lofredo, però vorrei che adesso intervenissero i sindaci, perché sono loro, va bene, i protagonisti del territorio, e quindi adesso facciamo così. Facciamo intervenire i sindaci, uno per volta, chi vuole intervenire, dopodiché anche i cittadini possono intervenire, e poi cercheremo di rispondere alla fine. Grazie.